Adesso la Procura deve decidere cosa vuole fare, se vuole impugnare questa decisione del Tribunale federale, oppure lasciar perdere l'appello e ricominciare di nuovo diciamo, tutta la procedura inquisitoria, chiamiamola così. Quindi adesso attendiamo le decisioni della Procura. Consideriamo che l'appello va preannunciato entro le ore 12 di domani. Quindi entro le ore 12 di domani va presentato un preannuncio d'appello con la richiesta di documenti e poi diciamo, si integreranno questo preannuncio di appello con il deposito dei motivi. Però ripeto, c'è il problema dei tempi. I tempi siamo molto stretti perché la colpevolezza del Chievo è nelle carte, nel senso è stato condannato il Cesena, anche se con una decisione assurda, perché praticamente il Cesena non pagherà nulla, la società è fallita, non è iscritta al campionato. I 15 punti dati al Cesena da scontarsi nel prossimo campionato sono il paradosso di tutta questa storia. Comunque adesso vedremo, consideriamo che, ripeto, per il procedimento si deve istruire e concludere con una nuova sentenza del Tribunale federale entro 90 giorni dal 25 di giugno. Quindi se dovesse essere superato questo termine, il Chievo la farebbe franca a prescindere, cioè non sarebbe nemmeno condannato ai 15 punti di penalità.